Buongiorno, sì. Buongiorno e benvenuti a questa nuova tappa della nostra inchiesta su come si svegliano le vere signore. Oggi siamo a casa di una giornalista, avete capito? Insomma, questo è il tavolo della giornalista. E la giornalista chi è? Guardate là, guardate il quadro, ecco Wilm che inquadra il quadro. Beh, chi è che ha quel caschetto in testa, biondo? Insomma, Natalia Aspesi. O Natalia Spese, insomma, adesso non so esattamente. Sì, questo è il suo vero tavolo da lavoro, c'è cioè la vera confusione, da giornalista appunto, insomma. E questa è la sua vera macchina da scrivere. E adesso andiamo a vedere la sua casa. Sì, eccola. Questa è, insomma, il salotto, penso che sia, pieno di oggetti strani, insomma, di piccoli mici, raffigurati in tutte le pose, in tutti i modi, sì. Pieno di piante, sembra una giungla. Anche questa piccola isoletta, leopardo. Guardata, insomma, una giungla di libri e piante, sì. Insomma, questa è la casa di Natalia Aspesi, o Natalia Aspesi. Vabbè, sì, questa è la camera da letto, bussiamo. Buongiorno, sì, ecco la colazione. Finalmente una cameriera con la Cristina, ma che piacere. Ah beh, no, veramente io non sono una cameriera, sì, io sarei una giornalista. Ma che peccato, sì. Perché? Non va bene essere giornalista? Beh, io preferirei che tu fossi una cameriera. Ma lei è una giornalista, no? Cosa pensa del giornalismo? Penso che per le donne è una bella professione, perché siamo curiose pettegole, quindi va benissimo. Ah, sì. Per il resto, dopo un po', penso che... Mi piace che parla male delle donne. No, sì. Io non... Allora, no, male, nel senso che noi, della TV delle ragazze, insomma, seguiamo queste cose che lei scrive, insomma, così che non ci trattano proprio bene del tutto, insomma, noi come donne, insomma, ci parli un po' male di noi. No, allora guarda, no, un po' spronate sì. Sì. Bisogna che ci sproniamo tra di noi. Io penso che oggi hanno un difetto le donne, e cioè vogliono avere successo a tutti i costi in tutti i campi, cioè sì, vogliono essere bellissime e di potere, sì, vogliono essere amministratore delegato e avere 5 figli, sì, vogliono 5 figli e 6 amanti, sì, vogliono avere successo in tutto. Sì. Secondo me invece bisognerebbe che le donne di successo imparassero il piacere di non aver successo, almeno in qualche campo. Io avrei finito l'intervista, come sono andata? Beh, come una giornalista, hai fatto le domande di una giornalista. È un'offesa? No. Ah, no. Sì, è un, insomma, io è un preferirei. Sì, ma preferirei, sì, che tu facessi la cameriera. Come la cameriera? Ma... Beh, sì, io sarei più contenta, ti assumerei subito. Ma non so far niente. Beh, per esempio non sai far da mangiare. No. Beh, quello lo so fare io, sì, sai stirare le camicie. No, cosa ci sarebbe da stirare? Beh, un centinaio di camicie. Oh, oddio, no, quelle camicie da giornalista, quelle insomma tutte perfette, sì, precisine, sì, con... Sì. No, sono sicura che le romperei tutte, insomma, probabilmente le farei tutte le pieghe. Beh, allora guarda, fai la giornalista, se devi fare dei disastri, fa la giornalista. Sì, sì. Non so, magari possiamo vedere queste camicie, se, sì, se certo. non è detto, andiamo, io andiamo, ci posso provare, sì, insomma, non vorrei rovinarle tutte completamente. No, comunque, certo, certo. Insomma, allora passiamo all'allineamento e vado a vedere la camicia della Natalia Aspesi, Natalia Aspesi. Guarda che a me chiamano anche Natalina, io invece sono Natalia Aspesi. Ah, ecco, sì, bene, abbiamo finito con Natalia Aspesi, la linea del telegiornale.